Attente politiche di rilancio interessano il polo termale ionico della Sibaritide, soprattutto dopo la fase critica della pandemia. La struttura è interessata da nuovi investimenti e da una strategica programmazione per i prossimi anni. I flussi turistici provengono prevalentemente dalle regioni del sud, in particolare Puglia, Sicilia e Basilicata. Il target di riferimento è destinato agli ultra sessantenni. Clienti che storicamente si rivolgono a noi per le loro cure termali, per cicli che durano 2 settimane, 12 giorni di cura, che qui sono garantiti attraverso la fangoterapia e l'aerosol terapia, che attraverso le nostre acque di eccellenza. Lo scorso anno si è registrata un'impennata di circa il 60%, ma ancora manca l'appello quel 40% pre-pandemia. Tante le prestazioni offerte, in primis il reparto termale. I fanghi delle terme sibarite sono di natura organica, rarità biologica, ottenuti da particolari processi fitobiologici di maturazione delle vegetazioni di alghe. Il fango viene prelevato dalle nostre 4 colonne. Viene messo in un recipiente e portato direttamente in cabina. In base alla scheda medica che ci ha fornito la nostra dirigente sanitaria, noi andiamo ad applicare il fango nella parte degli arti, ecco. E quindi poi lo avvolgiamo in un cellophane e gli mettiamo sopra una coperta di lana. Il trattamento è di 10 minuti. Il corpo può arrivare anche a temperature, noi lo applichiamo sui 40 gradi. Anche 41, 42 a chi lo richiede, ma a chi lo riesce a sopportare, perché dobbiamo capire che quando stiamo sotto il fango il cliente suda parecchio. Lo docciamo, perché noi lo docciamo anche noi, e lo accompagniamo nella sala reazione dove sta 20 minuti a riprendere energia. Il polo ospita il servizio di riabilitazione neuromotoria in acqua termale, politiche ricettive e da quest'anno un centro benessere. È ormai lontano il cliché delle terme come struttura destinata soltanto ai pensionati, ecco, agli anziani in cerca di quiete e di benessere per la terza età. Parte una nuova stagione con questa scommessa che è quella per l'appunto anche di destagionalizzare, perché per la prima volta siamo tornati a quelle che erano le buone abitudini pre-pandemia e quindi una stagione termale che finalmente diventa di 6 mesi, ma con una prospettiva importante, quella di prolungarla ulteriormente, di portarla ad almeno 8 mesi. Però pian piano vediamo un po' anche come vanno gli esperimenti che abbiamo messo in campo. Nella sauna la temperatura raggiunge gli 80-90 gradi, all'interno si resta 10-15 minuti. Una volta usciti dalla sauna, i nostri ospiti bagnano alcune parti del corpo nel ghiaccio, questo per far abbassare la temperatura corporea. Si entra successivamente in un'altra zona calda, che è il bagno turco. Le doccette emozionali tendono a trasformare quelle che sono le sensazioni negative, ansia, stress, in sensazioni positive. La stanza del sale, dove potete notare questa parete di sali dell'Himalaya, che viene illuminata questa parete da una luce e permette lo sprigionamento di iodio, altri minerali come il potassio, e quindi hanno effetti benefici sul nostro corpo. Dopodiché si passa alla nostra piscina termale con acque termali con temperatura di 37 gradi centigradi, quindi va a mantenere l'equilibrio fisiologico della persona, non è né molto calda e nemmeno fredda. Questa zona noi la chiamiamo zona relax, dove i nostri ospiti possono godere anche di una buona tisana e di un buon momento di relax, perché dura almeno 20-25 minuti la sosta in questa stanza.
Chi vuole può continuare con un bel massaggio nella stanza dove ci sono due lettini dove si possono fare, oltre ai vari tipi di massaggio, linfodrenante, anticellulite, rilassante, anche i massaggi di coppia. Il nostro obiettivo è questo: garantire qualità dei servizi, implementare i servizi come facciamo quest'anno ad esempio con il centro benessere o con la creazione del campo di padel, che può essere anche un momento di divertimento, ma anche aggiungendo a questo altra tipologia di servizi. Ad esempio, in pochi sanno che all'interno delle terme esistono delle cavità carsiche. Noi abbiamo molto investito su questo insieme a un gruppo speleologico Aquila Libera che ha sede qui a Cassano, e stiamo realizzando delle attività che possano per esempio servire anche ad arricchire l'offerta termale anche da questo punto di vista. Le terme in Calabria, come già visto per altri settori, potrebbero entrare in una prospettiva di regionalizzazione. E questo è il sogno del presidente Occhiuto e della giunta regionale attualmente in carica. E più di un sogno, parlerei di un progetto concreto che sta già muovendo passi decisivi. Nel momento in cui stiamo parlando, si sta lavorando per dar corpo a questo polo termale regionale. Credo che nei prossimi giorni molto probabilmente arriveranno anche delle risposte chiare in tal senso. L'augurio che noi come Terme Sibarite possiamo fare al mondo del termalismo calabrese è quello di innestare presto la marcia della ripresa, perché le terme hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi per la Calabria un elemento fondamentale dello sviluppo, e soprattutto anche in termini di offerta sanitaria e dal punto di vista del benessere sono una risorsa essenziale. Per cui Terme Sibarite è impegnata in questo percorso e sicuramente, ove richiesta, non farà mancare il proprio supporto per il raggiungimento di questo importante obiettivo.